Welcome day trading ragazzi, benvenuti al nostro quotidiano appuntamento prima dell'apertura dei mercati. Iniziamo da euro-dollaro è salito prepotentemente dai livelli di 1,1880, ha trovato resistenza lì dove vi avevo indicato in area 1,1990-1,20. E che ha testato già due volte. In questo momento siamo in una fase di lateralità dopo questa candela ribassista e penso che sia un momento centrale perché da qui potrebbe ripartire un movimento al rialzo. La rottura invece di questo supporto su 1,1970 potrebbe incentivare un movimento al ribasso con primo target in area 1,1950, ma che se rotto potrebbe sostanzialmente portare in prezzo anche ad area 1,19. Staremo un pochettino a vedere, starei quindi a guardare cosa ne sarà di questa situazione con un superamento di questa resistenza oraria su gli 1,19750, 1,19740 mi potrà far credere di una ripresa del trend rialzista per il terzo tentativo, magari adesso con un risultato positivo, dalla rottura della resistenza in area 1,20. Attenzione se rompe 1,19,70. Andiamo a vedere la sterlina contro il dollaro, cosa ha combinato ieri. Sterlina contro dollaro ha avuto un andamento diciamo rialzista. Guardate, abbiamo sostanzialmente, similmente alla situazione dell'euro, abbiamo un andamento di breve rialzista sulle 4 ore dopo questa grande discesa. Abbiamo un rintracciamento qua, un rialzo, adesso un secondo rintracciamento. Vediamo se da qui trova il supporto per ripartire di nuovo al rialzo. Target 1,38 e 33, che è sostanzialmente la media a 200 periodi, la resistenza è sugli 1,38. Staremo un po' a vedere anche qui il supporto è in area 1,37,650. Staremo a vedere se riuscirà a superare questo supporto. Interessante questa situazione. Sull'orario notiamo il supporto della media a 50 periodi, il superamento della media a 9 periodi. Di breve, come per l'euro, il trend può essere bullish. Staremo un po' a vedere. Ha fatto i numeri invece ieri il petrolio ieri è salito, complice un dato scorte positivo, fino a rompere con estrema forza una resistenza che avevamo indicato. Se vi ricordate, si era fermato in questo trend il petrolio con una resistenza intorno ai 62. È breccata questa resistenza, potrebbe essere un'occasione di entrare un eventuale retest dell'area 62 e 12 con una inversione di nuovo rialzista. In questo momento però comunque il petrolio continua a mostrare forza, anche se sta un po' lateralizzando. La resistenza sui 63 e 30 però ha diciamo dei mostra grande forza, se notate ha preso la media a 9 periodi come supporto. Quindi il trend è rialzista, senza dubbio. Al contrario invece dell'oro, che ieri ha mostrato una certa debolezza, però notate il rialzo che si è avuto, diciamo, da questi livelli. Dopo questa salita e la rottura del supporto ieri che aveva portato a una fase di lateralità il retest del 1732, il prezzo è schizzato di nuovo al rialzo e sembra che abbia tutte le intenzioni ormai di testare la resistenza sui 1747.
Su il giornaliero il principale resistenza rimane 1756, area 1756-1760, è importante per portare il prezzo a livelli a ridosso dei 1800. Comunque il trend di breve comunque è rimasto rialzista, abbiamo visto una fase qua di accumulazione che si sta risolvendo in senso bullish, quindi trend di breve senza dubbio bullish con resistenze importanti in area 1756-1760, ultimo tappo per un trend anche di medio termine bullish. Andiamo a vedere i mercati azionari. I mercati azionari, vediamo, Nasdaq ieri è un po' scivolato, però si sta già riprendendo, mi pare. Ecco, guardate, supporto in quest'area sui 13.850. Andiamo a vedere, è rottura oraria di questa resistenza sui 13.830, ha trovato supporto sui 13.800, rottura del massimo a 13.830, vediamo se riuscirà a recuperare, potrebbe avere delle difficoltà a superare l'area 13.925. Staremo un pochino a vedere il comportamento del Nasdaq. S&P invece, vediamo un po' S&P 500. In realtà ha avuto anch'esso un break, rottura anch'esso del massimo qua sui 4.133, ripresa del prezzo al rialzo. Ora come ora sembra una diciamo classica correzione verso un mercato che comunque rimane rialzista nei suoi fondamentali. Target sempre 4.150. Andiamo a vedere GER 30. GER 30, situazione simile, correzione, supporto sui 15.180. Rottura della prima resistenza con una candela importante. Staremo a vedere se un segnale ancora bullish per una ripresa di un trend rialzista. Insomma, vediamo che gli indici stamane graficamente mostrano una tendenza al rialzo e ripresa rispetto alla correzioncina, la piccola correzione che hanno avuto ieri, comunque indici che sembrano tonici. Staremo un pochettino a vedere la situazione. Mi pare che per oggi abbiamo concluso. No, chiudiamo con Bitcoin. Bitcoin rimane sostanzialmente sui livelli massimi sopra i 61. Ieri c'è stata una correzione dai 64,50, vedete, ha quasi toccato i 61 per poi ripartire al rialzo. Primo supporto 62,50, resistenza 63, vediamo se da qui riuscirà a prendere le mosse per ripartire al rialzo e andare a testare di nuovo i 64,500. Trend decisamente bullish. Staremo un pochettino a vedere rialzo possibile sopra i 63. Per ora il trend è comunque positivo. Staremo un pochettino a vedere. Vi ringrazio per l'attenzione. I nostri 10 minuti sono conclusi. Vi invito a vedere il mio canale Telegram Trading Idea. Sono
a seguirmi su Idea Trading su eToro per vedere un po' le mie prestazioni e le analisi che faccio, che posto regolarmente su eToro. Vi ringrazio e ci vediamo domani.